salvare la casa comune è necessario che ogni uomo inizi a considerarla un bene, ad abitarla davvero, avendone cura fin dai piccoli gesti. Gli esperti, circa 200, giunti a Roma da tutto il mondo per partecipare alla conferenza dal tema «Le persone e il pianeta al primo posto, l'imperativo di cambiare rotta», su questo sono d'accordo, ma l'impulso ad un nuovo corso, che ormai viaggia sui binari francescani della Laudato Si, ha bisogno della mano tesa di istituzioni e governi e della mente rinnovata di chi ne è alla guida per proporre nuovi modelli di sviluppo. L'economista Suor Cécile Renoir. È un grande interrogativo quello di sapere come economia ed ecologia possano armonizzarsi per salvare il pianeta. Comporta la necessità di riconoscere che i nostri modelli economici, fondati sul concetto di disporre di risorse infinite, siano ormai modelli insostenibili. Dunque dobbiamo pensare ad un altro tipo di crescita per un'altra distribuzione delle ricchezze. I problemi da affrontare sono molti, come l'innalzamento del riscaldamento globale, l'inquinamento, la povertà che inghiotte i più deboli, e oggi la logica della fraternità è l'unica che possa invertire il trend lì dove ha fallito quella degli interessi economici e finanziari. Bernd Nilles, segretario generale della SIDSE, Rete Internazionale Cattolica per lo Sviluppo. Oggi si fanno più soldi con il settore finanziario attraverso la speculazione, ma nessuno si preoccupa veramente delle conseguenze sulle persone, ad esempio sugli abitanti della Grecia o sugli africani, a seguito della speculazione sul cibo. Sappiamo allo stesso tempo che chi lavora nel settore finanziario ha enormi possibilità economiche di influenzare la politica affinché prenda decisioni a loro servizio. La domanda è come cambiare le cose, modificare queste dinamiche. Io ritengo che noi, come cattolici, possiamo avere un ruolo importante. Siamo 1,2 miliardi sul pianeta. Creiamo un movimento di cambiamento. Diciamo quello che pensiamo. Appuntamento cruciale per cercare accordi e soluzioni sarà la conferenza di Parigi sul clima il prossimo novembre, ma nel frattempo bisogna fermare questa crisi ecologica, foriera di nuove drammatiche disuguaglianze ed ingiustizie che impatta soprattutto sulle generazioni future. Lo sa bene Mauricio López Oropesa, segretario della rete ecclesiale panamazzonica, in prima linea per salvare il polmone del mondo. Fondamentalmente stiamo vivendo un desplazamento. Stiamo assistendo ad un'evacuazione massiccia delle comunità indigene dai loro territori. L'espansione delle frontiere dell'agricoltura e dell'allevamento, come risposta ai mercati emergenti, sta richiedendo sempre più quei prodotti che necessitano di maggiori processi estrattivi. Le comunità non vengono previamente consultate. L'inquinamento dei fiumi è terribile, cambia il loro stile di vita e persino l'identità. E soprattutto i sistemi di vita. Si sta internazionalizzando anche l'Amazzonia. L'Amazzonia si sta inoltre internazionalizzando con le multinazionali, soprattutto minerarie. Quindi stiamo vivendo una situazione gravissima e la Chiesa non può rispondere soltanto con un accompagnamento locale, ma deve elaborare una visione trasformatrice delle strutture di peccato, delle strutture di ingiustizia, per essere una voce che abbia un eco mondiale, ancora maggiormente oggi, con Papa Francesco, che ci invita con l'enciclica ad avere una posizione di influenza negli ambiti politici internazionali. A tenere una postura di influenza negli ambiti politici internazionali. L'azione concreta, la difesa della vita, la giustizia e un'etica profonda. Ecco le armi per salvare questa nostra terra, ricordandoci che è l'unica casa che abbiamo.